Siamo, ecco qui, pronti per la registrazione, condividiamo lo schermo. Ok, allora vedete sì lo schermo? Il mio schermo? Sì, Sì, si professore. vede, prof. Ok, perfetto, allora possiamo cominciare la lezione. Allora, nella lezione di oggi fondamentalmente terminiamo questo insieme di lezioni che avete cominciato col professore Betta sulle misure di impedenza, andando a studiare in particolare uno strumento di misura molto diffuso nei laboratori, diciamo, moderni e che prende il nome di impedenzimetro numerico. Questo, diciamo, tipologia di strumento, anche noto come LCR meter, proprio perché consente di misurare in generale diciamo, diverse proprietà di un componente, come appunto la resistenza, la capacità, l'induttanza, fondamentalmente sono di fatto basati su tecniche digitali, quindi da qualche parte ci aspettiamo che all'interno dello schema diciamo, esista una parte di conversione analogico-digitale e poi eventualmente una parte di elaborazione dei dati, quindi attraverso un microprocessore, che consenta poi di fornire all'utilizzatore, all'utente, il risultato richiesto. Rispetto diciamo a, non so, ai metodi per le misure di impedenza che avete magari già studiato, come ad esempio i metodi basati su ponti in alternata, fondamentalmente quali sono le differenze principali di uno strumento del genere? L'idea è sempre quella di ovviamente in qualche modo ricavare informazioni di modulo e fase o parte reale e parte immaginaria di diciamo di un componente incognito, no? Per definizione di impedenza, e in corrispondenza di determinate frequenze. Nel senso che, come avete studiato anche il professore Betta, a parte che la definizione di impedenza, diciamo in generale, ovviamente dipende dalla frequenza, ma avete addirittura, a causa delle non idealità dei componenti, avete anche che un qualsiasi diciamo, elemento capacitivo piuttosto che induttivo ha a sua volta una dipendenza, diciamo così, dalla frequenza in generale. Quindi, oltre che l'impedenza, anche l'elemento di cui è costituita l'impedenza, diciamo la stessa resistenza piuttosto che induttanza e capacità, sono a loro volta dipendenti dalla frequenza. Ed ecco perché in generale quando si parla di misure di impedenza, si vorrebbe cercare di diciamo, garantire la possibilità di fare misure diciamo, di queste quantità al variare della frequenza. E l'impedenzimetro sicuramente è uno strumento che consente di fare questo perché diciamo, nella maggior parte dei casi diciamo, consente di realizzare proprio per esempio anche delle cosiddette spazzolate in frequenza, quindi un po' come accade con l'analizzatore di spettro, con l'FFT analyzer, in cui voi potete impostare magari una frequenza di start e di stop per l'analisi, in quel caso lì, dello spettro. Qui potete fare lo stesso però per l'analisi diciamo, di un parametro dell'impedenza, per esempio come varia la capacità o l'induttanza o la resistenza al variare della frequenza. E questo sicuramente è una novità un po' rispetto ai ponti, nel senso che tipicamente i ponti lavorano ad una frequenza fissa, spesso convenzionalmente diciamo ad 1 kHz, e poi appunto poi la misura di impedenza la fate solo ad 1 kHz. Se volete cambiare la frequenza a cui effettuare la misura, con un ponte avete bisogno di cambiare sicuramente il generatore, ma anche il rivelatore, che deve essere, come avete visto il professore Betta, accordato sulla stessa frequenza del generatore. Con l'impedenzimetro numerico invece praticamente è possibile selezionare in maniera abbastanza semplice la frequenza a cui effettuare la misura, o addirittura, come vi dicevo, impostare proprio una spazzolata in frequenza tra due frequenze di start e stop. Da un punto di vista di principio, in pratica l'impedenzimetro numerico, vedetelo come una black box, almeno in questa, diciamo, in questa fase, a cui è connesso l'elemento incognito di cui si valuta l'impedenza, e che diciamo, in pratica ottiene il valore di impedenza applicando un metodo, ancora una volta, voltammetrico. Quindi si genera, come dire, un segnale di stimolo, per esempio una corrente, diciamo, con una
certa ampiezza e frequenza e si va a misurare diciamo, la tensione ai capi di questo componente, ovviamente nel regime diciamo sinusoidale, quindi ovviamente valutandone modulo e fase, in modo tale da capire appunto anche l'angolo di sfasamento introdotto dall'impedenza. Ovviamente parliamo quindi, quando andremo a fare la misura di Z con la tecnica col tamperometrico, in pratica di un rapporto vettoriale e quindi dove avremo a che fare con i fasori di tensione e corrente sostanzialmente. Come sapete già dalle precedenti lezioni, poi l'impedenza la potete esprimere, essendo un numero complesso, in due modalità, che parte reale più parte immaginaria, piuttosto che nella rappresentazione polare, ovvero in modulo e fase. Quello che mi preme subito farvi notare in generale è che l'impedenzimetro, comunque generalmente gli impedenzimetri numerici fanno esattamente questo, cioè vanno a valutare generalmente modulo e fase di un'impedenza e poi a seconda del modello che voi diciamo con cui vorrete rappresentare questa impedenza, come vedremo fra un po', per esempio resistenza serie, capacità serie, piuttosto che resistenza parallelo, capacità parallelo, oppure RL serie, oppure RL parallelo, eccetera, poi lui dalla misura che fa di modulo e fase fondamentalmente poi estrae i modelli matematicamente, diciamo i valori di RC, RL o quello che è, sulla base di quello che voi gli avete chiesto, però fondamentalmente quello che lui fa è sempre una misura di modulo e fase. Che poi, diciamo, ripeto, vi consente di visualizzare magari sul display i valori di, diciamo, per esempio, della parte reale e della parte immaginaria, ovvero per esempio della resistenza e della reattanza, quello è un altro paio di maniche, cioè nel senso è semplicemente un'implementazione software all'interno dello strumento che consente appunto poi di risalire, o meglio, di rappresentare il modulo e fase che avete misurato attraverso un nuovo modello che gli state chiedendo voi. Ovviamente questa slide è rappresentata in maniera molto, molto intuitiva, ovviamente il concetto di impedenza, ricordandoci pure come a seconda di dove si trova il vettore di impedenza, possiamo avere un comportamento induttivo piuttosto che capacitivo. Questi sono concetti che avete visto bene anche, diciamo, in altri corsi, quindi sto andando molto veloce su questa parte qua, perché mi farebbe piacere ovviamente andare sullo spiegare un po' più nel dettaglio il principio di funzionamento di questo impedenzimetro. Ovviamente in alcuni casi si può avere necessità di rappresentare i modelli invece che attraverso l'impedenza, attraverso l'ammettenza, ma ovviamente diciamo, stiamo parlando semplicemente del reciproco dell'uno rispetto all'altro, e quindi, diciamo così, poi con la definizione di altre quantità che non sono più la resistenza e la reattanza, ma la conduttanza e la suscettanza. Nel caso precedente ovviamente parliamo di tutte quantità che si misuravano in ohm, nel caso invece dell'ammettenza misurate in Siemens. Allora, come vi abbiamo più volte detto, quando abbiamo a che fare con un componente diciamo incognito di cui si vuole valutare l'impedenza, fondamentalmente si cerca di valutare dell'impedenza sia appunto la parte reale, che può essere riassunta attraverso un valore, una proprietà che è la resistenza appunto di quel componente, sia la parte immaginaria, che abbiamo detto può essere diciamo di natura sia induttiva che capacitiva, quindi possiamo avere sia una reattanza induttiva che capacitiva. Quello che potrete fare in generale con un impedenzimetro numerico è quello di fondamentalmente impostare per forza di cosa
sempre anche diciamo, un modello che tenga conto del fatto che l'impedenza si rappresenta praticamente attraverso modulo e fase e che generalmente nei sistemi reali, quindi nei componenti reali, voi non avrete mai diciamo che quell'impedenza è semplicemente solo caratterizzata da una capacità o da un'induttanza, ma ci sarà sempre presente anche una resistenza che in qualche modo va, come magari avete già visto anche con il professore Betta, a diciamo schematizzare un po' le perdite, un po' le non idealità dei contatti, diciamo, quindi anche se è una resistenza involontaria, perché magari immaginate che voi state misurando, non so, l'impedenza di un oggetto che nasce come condensatore, in realtà vi aspettate che se vado a fare la misura di impedenza lì ci sia solo una capacità e viceversa, diciamo, in realtà dovete attendervi che diciamo ci sarà anche una resistenza. Quindi gli elementi reali, i componenti reali non sono mai caratterizzabili solo dalla reattanza o solo dalla resistenza quando si lavora in alternata. Così, allo stesso modo, quando per esempio voi pensate ai resistori che avete utilizzato nelle esercitazioni diciamo che avete fatto fino adesso, per esempio anche quelle in cui abbiamo utilizzato la tecnica voltamperometrica, quando abbiamo fatto misure di resistenza con l'ometro, quindi col multimetro utilizzato come ometro, lì ovviamente operando in DC ha senso parlare solo di resistenza, quindi su quegli oggetti là voi andavate a misurare esattamente la resistenza a 0 Hz, quindi in continuo. Ma quando si sale con la frequenza, anche quel componente che a prima vista può sembrare un semplice resistore, quindi la cui proprietà diciamo dovrebbe essere rappresentata principalmente solo da una resistenza, invece a causa di fenomeni parassiti legati un po' alla geometria, legati a imperfezioni di costruzione e quant'altro, dovete aspettarvi che diciamo quell'oggetto, se lavoriamo in alternata, non è una pura resistenza, ma magari è caratterizzato diciamo da un'induttanza anche, o addirittura in alcuni casi anche da delle capacità, che poi da un punto di vista elettrico possono essere schematizzate come elementi che si vanno appunto a predisporre in serie piuttosto che in parallelo al valore di resistenza, e che quindi poi a seconda della frequenza possono avere più o meno significato diciamo sul funzionamento del componente. Tenete presente, giusto per farvi un esempio, che non so, i resistori proprio da laboratorio, quindi quelli là diciamo che si utilizzano nei circuiti elettronici che realizziamo nel laboratorio, spesso sono fatti praticamente attraverso degli avvolgimenti, quindi una sorta di solenoide, e qui diciamo per definizione induttanza, quindi voglio dire magari in DC sono dei resistori, però poi diciamo quando si sale con la frequenza l'effetto dell'induttanza si inizia a sentire, e quindi ovviamente a quel punto è più giusto parlare di impedenza, e quindi del fatto che ci sono dei fenomeni parassiti che comunque in qualche modo vengono fuori. Generalmente come vi anticipavo prima, proprio quando voi andate a configurare uno strumento che fa la misura di impedenza, uno strumento numerico, una degli input che deve dare l'operatore è quello di definire appunto il modello con cui vuole rappresentare quella impedenza. Cosa significa? Significa appunto che dovrà, per esempio, andare a decidere se vuole far rappresentare quell'impedenza attraverso per esempio un modello RSCS, quindi R serie, C serie, quindi una serie di una resistenza di una capacità, piuttosto che una serie di una resistenza di un'induttanza, piuttosto che il parallelo di una resistenza e capacità o resistenza e induttanza. Quello che farà appunto lo strumento è poi semplicemente quello di, partendo dall'impedenza misurata, quindi da modulo e fase di Z, poi applicare delle formulette che consentono poi di risalire, non so, ai valori di RS C con S, piuttosto che di RS L con S, e così via. Questo cosa, diciamo, anche
implica da un punto di vista operativo, che se per qualche motivo voi, diciamo, o volontariamente o involontariamente, durante l'immissione di questo modello, scegliete un modello che non è appropriato per rappresentare, il comportamento, di quell'impedenza alla frequenza a cui volete fare la misura, vi potrebbero uscire dei numeri, per esempio, negativi di capacità o di induttanza. Immaginate che avete scelto un RC serie, e quindi per esempio un modello del genere, e diciamo, in realtà il componente, invece che essere ohmico capacitivo, veniva meglio rappresentato a quella frequenza a cui state facendo la misura da un modello ohmico induttivo, cioè di fatto si comportava più come un'induttanza che come una capacità. L'effetto sullo schermo che avreste dello strumento è quello di vedere un valore di resistenza, che è quello che è, e poi un valore di capacità, perché avete scelto di rappresentare l'impedenza con un modello ohmico capacitivo, diciamo magari negativo. Ovviamente, da un punto di vista fisico, capacità negative non esistono, non hanno significato fisico, e allora quello vi deve dare subito un warning del tipo: ok, niente di preoccupante, semplicemente sbagliato il modello, cioè invece di avere un comportamento capacitivo come ipotizzavo all'inizio durante la scelta, questo componente ha un comportamento induttivo. E quindi diciamo, magari rifaccio fare la misura impostando il modello giusto e a quel punto mi troverò un certo valore di diciamo, induttanza non più negativo. E viceversa, ovviamente, nel caso in cui invece faccio una scelta inizialmente sbagliata, per esempio ipotizzando che il modello sia ohmico induttivo, e invece da un punto di vista pratico, per quanto riguarda quella frequenza a cui sto facendo le misure, invece era meglio rappresentabile attraverso un modello ohmico capacitivo, perché aveva un comportamento più capacitivo che induttivo. Ok? Quindi diciamo così che la scelta del modello in qualche modo compete all'operatore, all'utilizzatore, e quindi deve farlo, diciamo, in modo quanto più appropriato possibile. Altrimenti escono dei valori strani, e in particolare quando escono valori negativi, diciamo, ovviamente capite bene che il senso fisico di quel valore negativo mi sta semplicemente a dire che ho sbagliato il modello. Ok? Da un punto di vista, diciamo, operativo, come si può realizzare, appunto, un principio di funzionamento voltamperometrico per fare la misura, diciamo, di impedenza? Allora, praticamente, l'idea qual è? Adesso al solito costruiamo un po' alla volta lo schema, ma innanzitutto è quello di avere in generale un stimolo sinusoidale che mi deve servire per, diciamo, alimentare, no? Alimentare il mio componente incognito, che dovrà essere attraversato da una corrente, diciamo, nota sinusoidale ad una certa frequenza da me scelta, per poi, abbiamo detto, andarne a valutare la caduta di potenziale ai suoi capi. Ovviamente parliamo sempre di grandezze vettoriali. E allora, diciamo, da un punto di vista di principio, la prima cosa che mi aspetto è di trovare appunto un generatore sinusoidale accordato ad una certa frequenza, che genera una corrente che dovrebbe andare all'interno di questo componente per poi misurarne, diciamo, la differenza di potenziale tra i capi. Ora, diciamo, che cosa si fa? Fondamentalmente, la prima cosa da fare è conoscere la corrente. Allora, per quanto questa corrente non sia, diciamo, una corrente, cioè per quanto la corrente sia generata internamente dallo strumento, però, diciamo, il modo, con cui io, la vado a misurare non è tanto una misura di corrente interna, ma fondamentalmente basandomi un po', come avete fatto con la tecnica, della caduta di potenziale, su una misura di tensione ai capi, che si sviluppa per il passaggio di questa corrente ai capi, di un resistore campione interno, quindi di un elemento su cui, diciamo, posso avere un certo livello di confidenza per quanto riguarda le caratteristiche, e quindi che mi consente, da una misura indiretta, diciamo, di ottenere fondamentalmente la corrente.
Ovviamente anche RS, poi essendo un resistore, ci si aspetta, si spera che sia quanto più possibile, diciamo, indipendente dalla frequenza, e quindi entro certi limiti fondamentalmente non introduce nemmeno degli sfasamenti ulteriori causati dal fatto che poi anche questo in generale dovrebbe essere visto come un'impedenza campione più che come un resistore campione. Ora però, diciamo, a questo punto, come si complica lo schema rispetto a questo concetto di principio? Si complica in questo modo, cioè avete che per misurare questa tensione che si sviluppa ai cavi dell'impedenza incognita, in realtà lo si fa attraverso un opportuno, innanzitutto, stadio di amplificazione che diciamo appunto amplifica questa tensione e la porta ad un livello che chiamiamo econ 1 attraverso degli amplificatori differenziali di guadagno alfa. E poi per quanto riguarda la misura invece della tensione ai capi di RS, che poi mi consentirà di valutare sostanzialmente I, faccio la stessa cosa, quindi un altro amplificatore differenziale sempre di guadagno alfa. In più notate nello schema la presenza di un altro amplificatore a transconduttanza che diciamo fondamentalmente vedete ha semplicemente lo scopo, grazie al principio della massa virtuale degli amplificatori operazionali, di fondamentalmente portare diciamo il morsetto meno e quindi questo punto a massa virtuale, quindi non direttamente diciamo a terra, quindi porta allo stesso potenziale, ma non direttamente, diciamo, fornendo un percorso di, diciamo, di chiusura verso terra. L'importanza di questo collegamento lo capiremo un po' meglio, fra qualche slide. Però quello che vi faccio notare è che, diciamo, la cosa importante è che la corrente che circola all'interno di Z sia quanto più possibile uguale alla corrente che circola in RS. E conoscendo che diciamo, gli amplificatori differenziali hanno impedenze di ingresso generalmente molto elevate, quindi oltre anche le centinaia di megaohm, oltre le di gigaohm, possiamo ritenere che fondamentalmente la corrente generata da questo generatore in pratica interessi diciamo, solo il ramo che ci interessava a noi, e cioè Z ed RS. Facendo questa ipotesi, allora che cosa succede? Che se io vado a vedere chi è Econ 1 e abbiamo detto che è di fatto una versione amplificata della V ai capi di Z, e quindi la scrivo come alfa per W, che è anche uguale ad alfa per Z per I, e Decon 2 è la versione amplificata della caduta di potenziale capi di RS, ovvero alfa per RS per I. Se faccio il rapporto, diciamo, tra V e I, che per me era, diciamo così, la mia impedenza incognita, e vado a fare un po' di sostituzione considerando appunto queste, relazioni, ottengo che, diciamo, la misura dell'impedenza incognita si ottiene come rapporto, tra, diciamo, fasore Econ 1 ed Econ 2 per RS, ovviamente un numero complesso di cui andrà valutato modulo e fase, dove ovviamente RS è una quantità nota perché interna allo strumento. Ora, la cosa su cui si basa tutto quello che abbiamo detto è fondamentalmente, vedete da queste relazioni, che la I sia esattamente la stessa. Diciamo, quindi quella che circola in Z deve essere la stessa corrente che circola in RS. E diciamo così che tutto questo è vero se riusciamo a contenere alcuni fenomeni parassiti. Perché, come avete visto anche col professore Betta, quando aumenta la frequenza, per esempio l'avete visto nei ponti, ma vale ovviamente in generale sempre, diciamo, subentrano i cosiddetti effetti parassiti, che avete anche imparato, diciamo, un po' a schematizzare e che fondamentalmente possono essere schematizzati appunto con, per esempio, principalmente delle capacità che diciamo, possono andare, possono essere diciamo, concentrate per esempio ai capi della impedenza incognita piuttosto che tra vari punti dei circuiti, quindi vari punti per esempio dell'impedenza incognita con vari punti del circuito e così via. Ed in più sapete anche bene che diciamo,
Il valore in generale di queste capacità parassite è aleatorio, perché dipende dalla geometria, dipende dalle caratteristiche appunto un po' dell'ambiente in cui si svolge la misura, e quindi fondamentalmente diventa poco prevedibile anche il loro comportamento. E allora ovviamente che cosa significherebbe questo? Significherebbe che nel momento in cui la corrente circola in Z, in realtà a causa di questi ulteriori, come dire, drenaggi di corrente che potrebbero venire causati dalla presenza di queste ammettenze parassite, in pratica non sarebbe assicurata che la I con Z sia esattamente la IRS, e quindi che possiamo poi utilizzare quella relazione che abbiamo detto prima per ottenere la vettore di Z. E allora che cosa si fa? Si cerca di fare in modo che, soprattutto quando si sale con le frequenze, l'impedenza incognita sia magari confinata all'interno di uno scatolotto che fa da schermo, in modo tale da fissare in pratica la geometria delle ammettenze o comunque delle capacità parassite, perché sicuramente in questo modo perlomeno riusciamo a schematizzarle in modo concentrato e a definirne anche il valore. Abbiamo definito le geometrie, fondamentalmente definiamo anche i valori di queste ammettenze. E ovviamente già questo è un fatto interessante, perché? Perché consente di rendere in qualche modo sistematici degli effetti che viceversa prima dovevamo considerare aleatori. In più, se poi facciamo una scelta ottimale del potenziale dello schermo e degli altri elementi eventualmente del circuito, possiamo addirittura cortocircuitarle queste ammettenze parassite, cioè di fatto non sentirne l'effetto. E è proprio questo quello che in generale si fa, ed è che spiega anche un po' il motivo del perché utilizzare questo amplificatore a transconduttanza. Perché fondamentalmente che cosa succede? Se io a un certo punto fisso il potenziale di questo schermo allo stesso potenziale di terra che c'è qui e che c'è qui, quello che accadrà in pratica è che almeno alcune delle ammettenze parassite verranno cortocircuitate, perché si troveranno nei loro capi un potenziale, una differenza di potenziale praticamente nulla. Perché? Perché questa qua sarà potenziale di terra su questo estremo, per esempio, e da quest'altro estremo pure ci sarà potenziale di terra, perché grazie al principio della massa virtuale praticamente ci avete che questo punto è a terra, e quindi di fatto questa impedenza non è significativa ai fini di quello che dicevamo prima, cioè al fatto di poter eventualmente drenare parte della corrente che poi a quel punto non sarebbe identica a quella che circola in RS, e quindi si perde questo problema, quindi si evita questo problema. Un po' come avete ragionato anche con le altre, quando avete studiato appunto il problema delle schermature e delle ammettenze parassite, invece quella che in qualche modo va a trovarsi in parallelo all'alimentazione fondamentalmente non crea problemi da un punto di vista di misuristico, nel senso che la cosa importante nel caso nostro è che la corrente che attraversa questa Z sia uguale ad RS. Detto questo, quindi lo schema si completa, almeno per quella che è la sua parte iniziale, in generale aggiungendo fondamentalmente questa parte di schermatura aiuta a mitigare questo problema. Da un punto di vista, a questo punto poi, implementativo, come procede il resto dello schema? Allora, ricordiamoci un attimo quello che noi dobbiamo misurare. Abbiamo detto che se vale quel legame, quindi quella corrente in RS uguale a quella che circola nella impedenza incognita, facendo i passaggi che abbiamo visto prima, si ottiene praticamente che l'impedenza è data da questo rapporto moltiplicato per un termine costante e noto. Ovviamente stiamo parlando di un numero complesso, e quindi dobbiamo arrivare a misurare o parte reale, ricavare, parte reale e parte immaginaria, oppure abbiamo detto modulo e fase.
Allora, per ottenere queste informazioni, il ragionamento di fondo che c'è sotto l'impedenzimetro è quello fondamentalmente di immaginare di stimare fondamentalmente le componenti in fase quadratura di Econ1 ed Econ2 rispetto appunto ad un riferimento che convenzionalmente chiamiamo con V0 e che potrebbe essere esattamente il fasore diciamo di riferimento associato alla tensione di ingresso al sistema, quindi diciamo così la Econ0, il segnale di stimolo sostanzialmente. Quindi fondamentalmente il problema si riduce a cercare di individuare sostanzialmente queste componenti in fase e in quadratura, diciamo, di versori Econ1 ed Econ2, che ovviamente ognuno di loro formerà un certo angolo delta 1 e delta 2 rispettivamente rispetto a V0, perché appunto diciamo, Econ1 si riferisce in pratica al versore della tensione ai capi dell'impedenza incognita, che avrà un angolo, diciamo, generalmente sfasato rispetto a quello che il resistore formerà con V con 0. In questo modo si tiene anche conto del fatto che, diciamo, appunto, rispetto al riferimento, la stessa resistenza, lo stesso resistore, scusatemi, campione interno allo strumento, che dovrebbe, diciamo, in qualche modo garantire sfasamento nullo rispetto alla corrente, in realtà possa introdurre a sua volta, diciamo, un piccolo sfasamento. E allora, come si complica lo schema per arrivare più o meno a quello finale? Fondamentalmente si complica in questo modo. Allora, partendo da quello che abbiamo già visto, e cioè da tutta questa parte qui, fondamentalmente, diciamo, lo schema si completa aggiungendo alcuni blocchetti. Innanzitutto, quel generatore sinusoidale di cui parlavamo prima, in realtà non è un generatore analogico, ma generalmente è un generatore di segnale numerico, e poi vediamo un po' meglio più avanti come è fatto. Ma per adesso noi immaginiamo che sia comunque, diciamo così, un segnale che mi fornisca la sinusoide di cui abbiamo detto abbiamo bisogno per fare la misura di impedenza. Dopodiché, come procede lo schema da quest'altro lato? Attraverso un commutatore, quindi un selettore, un multiplexer, vedetelo come un interruttore che, come più volte abbiamo detto, consente di scegliere tra Econ1 ed Econ2, e in particolare, diciamo, o Econ1 o Econ2 a seconda dei casi, viene poi moltiplicato attraverso diciamo, un moltiplicatore che ha un ingresso analogico e un ingresso digitale. Poi vediamo anche qui come lo si può realizzare. Un segnale che di fatto proviene sempre dal generatore di segnale numerico ed è esattamente la stessa versione che alimenta il ponte, ma dove è possibile eventualmente sfasarlo con, per esempio, degli angoli noti 0, 90, 180 o 270 gradi. Ovviamente, questa possibilità di sfasare gli angoli noti è un diciamo, consente di sviluppare sostanzialmente una procedura di misura che si basa su vari step, vi anticipo, e cioè sul fatto che ci sarà un momento in cui il controllo di fase in effetti andrà a, diciamo, magari non sfasare, non introdurre nessun tipo di sfasamento sul segnale, diciamo, di partenza, V con 0, oppure ci saranno momenti in cui produrrà degli altri sfasamenti, a seconda appunto delle situazioni. E poi, dopo che questi due segnali sono stati moltiplicati, vanno diciamo, in ingresso di fatto ad un voltmetro a doppia rampa, che è tipo proprio esattamente uguale a quello che avete studiato un po' di lezioni fa col professore Betta, e che consente di estrarre in pratica il valore medio della moltiplicazione, cioè di questo segnale prodotto. E poi, ovviamente, c'è un display dove probabilmente all'interno ci sarà anche un microprocessore che, diciamo, sulla base dei valori che avete misurato, poi elabora le informazioni per visualizzare il modello che avete scelto con cui rappresentare quell'impedenza. Il generatore di funzione numerico ha generalmente due uscite, una analogica che poi vedremo come si ottiene e che serve appunto per alimentare
il circuito di misura, e poi quella numerica che invece serve per le altre operazioni, quindi innanzitutto per essere eventualmente sfasata dal controllo di fase e poi moltiplicata a seconda dei casi per R con 1 o per R con 2. Ora andiamo a vedere un pochettino più nel dettaglio questi aspetti qua. Allora, supponiamo, consideriamo il passo 1 della procedura, che il controllo di fase imponga fase 0 e che il commutatore, il multiplexer, sia configurato per selezionare E con 1. Allora, a questo punto che cosa succederà? Che se io vado a fondamentalmente moltiplicare E con 1, che di fatto altro non è che un segnale sinusoidale sfasato di delta 1 rispetto a V con 0, e vado a moltiplicare per il segnale V, fornito dal generatore di segnale numerico non sfasato, e quindi un V0 seno di omega t, praticamente dopo che li ho moltiplicati, questo blocchetto qua, che abbiamo detto essere un voltmetro a doppia rampa, di fatto è un voltmetro ad integrazione, cioè un voltmetro che calcola il valore medio sul periodo che è noto, perché il generatore del segnale numerico ovviamente genera una frequenza nota, quindi questo voltmetro sa quanto vale questo periodo e quindi fondamentalmente valuterà questa quantità. Se vado a fare un pochettino di passaggi matematici, su cui sicuramente siete più bravi di me, e in particolare vado a utilizzare le formule di Werner, ottengo, facendo un po' di semplificazioni, che in pratica il valore di E con 1 che io vado a misurare è dato da E con 1 per V con 0 diviso 2 per il coseno di delta con 1. Ovviamente questo a valle dell'integrazione, perché il termine ad alta frequenza viene filtrato, ci viene portato a zero, il valore medio è nullo e così via. E quindi si ottiene fondamentalmente questo primo valore qui, che altro non è che, se ci pensiamo, parente stretto alla proiezione di E con 1 su V0, perché non è altro che E con 1 V0 per coseno di delta 1 a meno del 2. Poi, che cosa succede al secondo passo? Al secondo passo succede esattamente la stessa cosa, però con E con 2. Quindi la fase viene sempre mantenuta a zero e quello che cambia è che fondamentalmente in ingresso al moltiplicatore, invece di starci E con 1, ci sarà E con 2. Con la conseguenza che con gli stessi passaggi di prima il risultato sarà E con 2 V con 0 mezzi per coseno di delta 2, quindi questo rappresenterà sostanzialmente la proiezione di E con 2 su V con 0, mentre quella di prima era la proiezione di E con 1 su V con 0. Poi, terzo e quarto passo della procedura, potete immaginarli, sono analoghi a quelli precedenti, però con la fase portata a 90 gradi dal controllo di fase. In questo modo, facendo sempre i vari passaggi che non stiamo qui a rivedere, fondamentalmente si otterrà nel primo caso, quando il commutatore è su E con 1, un valore che è con 1 V con 0 mezzi per il seno di delta 1, mentre invece quando sarà su E con 2 otterrò E con 2 V con 0 mezzi per seno di delta 2. Ok, detto questo, e qui ci sono i passaggi semplicemente per farvi rivedere poi come si fa il calcolo di A con 3 ed eventualmente di A con 4. Fatto questo, allora cosa me ne faccio di questi quattro parametri che ho misurato con questi quattro passi sostanzialmente? Sono riportati qui per convenienza. E allora, che cosa vado a vedere? Fondamentalmente, se considero cosa è Z, abbiamo detto che il rapporto tra E con 1, E con 2 ed RS, in realtà è scritta qui, quando ne vado a fare il modulo, fondamentalmente potete dimostrare facilmente, se ricordate le proprietà dei numeri complessi, in particolare dei moduli di rapporti di numeri complessi, che fondamentalmente
diciamo, il modulo di zeta si ottiene come rapporto tra i moduli di econ 1 ed econ 2, ovviamente moltiplicando poi per rs. Ma chi sono i moduli di econ 1 ed econ 2? Per quello che abbiamo definito prima, diciamo, per definizione, sappiamo bene che non è altro che la somma quadratica, diciamo, delle componenti in fase e in quadratura. Quindi, fondamentalmente, ci avremo che E quadro 1 è dato da A quadro 1 più A quadro, diciamo, di 3, mentre invece Econ 2, il modulo di Econ 2 è dato da A quadro 2 più A quadro di 4, ovviamente sotto radice. Se poi, diciamo, appunto, metto tutto questo insieme, otterrò il modulo di Z. Quindi, fondamentalmente, dalle misure che avete fatto di Econ 1, Econ 2, Econ 3, Econ 4, è stato ottenuto, diciamo, il modulo di Z, che è una delle prime quantità di cui avevamo bisogno. Per quanto riguarda, diciamo, l'altro parametro di cui avevamo bisogno, cioè che era la fase di questo Z, che cosa andiamo a vedere? Come al solito, ricordandoci un pochettino le proprietà dei numeri complessi, che l'argomento di zeta non è altro che teta 2 meno teta 1. Ma a questo punto, sempre dalle misure che abbiamo fatto, è possibile, ricordandoci chi sono teta 2 e teta 1, fondamentalmente calcolare questo zeta come arcotangente di A4 su A2 meno arcotangente di A3 su A1. E quindi, fondamentalmente, definite completamente, diciamo, quello che ci serviva, cioè l'impedenza. In che cosa fallisce questo schema? Tenete presente che questo è proprio uno schema di principio di un impedenzimetro che prende il nome di DigiBridge, che è stato uno dei primi impedenzimetri diciamo, realizzati, e che qual è uno dei limiti che potrebbe avere un metodo di misura del genere? Sicuramente quello di avere incertezze elevate nel caso in cui delta 1 è prossimo a delta 2 e quindi vi trovate a misurare delle quantità, diciamo, delta 1 prossimo a delta 2 significa avere questa quantità molto prossima a 0 e quindi si potrebbero avere in generale delle incertezze molto elevate. Allora, come ovvia diciamo, lo strumento a queste situazioni? Praticamente introducendo degli ulteriori eventualmente sfasamenti dentro attraverso il controllore di fase che permette magari un po' di distanziare almeno durante la fase di misura delta 2 e delta 1 e quindi diciamo di cercare di ridurre il problema delle incertezze di misura. Tenete presente che un po' come accade poi con anche i multimetri, questi strumenti numerici prevedono anche loro generalmente varie modalità di misura come le modalità fast, medium e slow a cui corrispondono ovviamente anche differenti valori di accuratezza con la modalità più lenta, che è quella che ovviamente ha un'accuracy diciamo migliore e diciamo a cui corrispondono spesso anche operazioni di media proprio per cercare di filtrare gli eventuali effetti aleatori e quindi migliorare l'accuracy complessiva e di conseguenza l'incertezza di misura. Ora andiamo a spendere qualche parola su alcuni componenti che magari sono nuovi per voi, diciamo, all'interno di questo schema e che sono in particolare il generatore di segnale, che era proprio il generatore di segnale numerico di cui abbiamo detto all'inizio, che è la parte proprio, diciamo, una delle cose più importanti magari di questo sistema di misura. Come lo si fa a realizzare? Cioè, che cos'è un generatore di segnale numerico? Un generatore di segnale numerico di fatto è un qualcosa che innanzitutto, diciamo così, parte da un riferimento di frequenza che tipicamente è realizzato con un clock ad elevata stabilità, magari in certi casi anche termostatato per garantirne diciamo, le prestazioni, collocato a frequenze dell'ordine della decina di megahertz. Dopodiché, diciamo, è presente generalmente un cosiddetto divisore di frequenza, cioè un dispositivo che grazie ad una selezione che effettua l'utente, no? Che decide che frequenza diciamo, utilizzare per fare la misura di impedenza, va a in pratica
campionare alcuni punti, diciamo, presenti all'interno di una memoria, in modo tale da, quindi ci sono già delle sinusoide, c'è già una sinusoide, predefinita, pre-realizzata, fatta da un certo numero di campioni, perché parliamo di, un oggetto numerico, che però verrà campionata con diciamo una cadenza che dipende dal valore di frequenza che effettivamente diciamo voi volete e dopodiché questo segnale, questa nuova sinusoide alla frequenza desiderata sarà ancora un segnale numerico, ma che non potrà essere utilizzato direttamente sulla parte analogica del circuito, no? Dove dovevo alimentare la Z e la RS. E allora c'è bisogno di un convertitore digitale analogico e poi di un filtro passo a basso che consenta di ottenere praticamente, diciamo, la sinusoide desiderata. Giusto per farvi un esempio un pochino più semplice, in pratica, partendo per esempio da questa sinusoide, quella verde, diciamo che corrisponde magari alla frequenza massima e quindi al periodo minimo, realizzabile, e quindi, da questi campioni che sono memorizzati all'interno della memoria ROM, poi che cosa succede? Se voi scegliete una frequenza un po' più bassa, ovvero un periodo un po' più alto, per esempio consideriamo la curva blu, cosa farà, diciamo, il generatore di segnale numerico? Grazie al selettore di frequenza andrà a, diciamo, indicare praticamente con che passo campionare, i punti che stanno all'interno della, memoria. E quindi fondamentalmente significa che vado a prendere solo alcuni punti, ovviamente, di questa sinusoide verde, ovvero quelli che sono, che giacciono sulla curva blu, e poi, grazie, diciamo, all'operazione, come dire, di, filtraggio, che farà il filtro passo a basso, in pratica, la sinusoide digitale, che ovviamente veniva ottenuta, diciamo, semplicemente da questa sequenza di campioni, con dei valori discreti, grazie al filtro LPF, un filtro passo a basso, quindi che toglie le discontinuità, ne fa uscire fondamentalmente un segnale analogico alla frequenza da voi desiderata, quindi quella che avevate, scusatemi, desiderato qui e selezionato attraverso il divisore di frequenza. Per quanto riguarda invece l'altro oggetto, tra virgolette, misterioso che abbiamo almeno visto in questo schema, che è il moltiplicatore e che abbiamo detto essere un oggetto che serviva a moltiplicare un segnale analogico, che è quello che proviene da questo lato qui, con il segnale numerico che viceversa veniva dal controllo di fase, ovvero dal generatore numerico, dal segnale numerico, come lo si può ottenere questa moltiplicazione? Fondamentalmente, ancora una volta, attraverso un convertitore DA, perché il convertitore DA, quando li avete studiati, avete visto che è un elemento che da un lato riceve in ingresso una sequenza di bit che rappresentano appunto le ampiezze dei campioni che volete andare in questo caso a generare, a moltiplicare. E poi l'altro ingresso è un segnale di riferimento che invece è analogico. E allora, e sapete anche bene che la tensione di uscita, è legata diciamo, alla tensione, di riferimento e, alla sequenza di bit attraverso una formula del genere, dove ovviamente questa qui è una formuletta, diciamo, per, un R2R a 3 bit. E fondamentalmente, che cosa, abbiamo quindi che grazie di fatto ad un DAC noi abbiamo la sequenza di bit che ci viene da questa parte qui numerica dello schema che viene moltiplicato per il segnale di VREF, dove VREF in realtà non è altro che E con 1 o E con 2 a seconda del valore diciamo del multiplexer. In questo modo si otterrà un segnale analogico in uscita che verrà poi appunto convertito in di fatto attraverso un ADC a doppia rampa, ovvero verrà integrato per estrarne il valore medio di cui abbiamo detto prima e che serviva per valutare le varie componenti in fase di inquadratura sia di E con 1 che E con 2 rispetto al riferimento iniziale V con 0. Altri costruttori di strumentazione impiegano degli schemi leggermente differenti, nel senso che magari invece di utilizzare un generatore a sintesi numerica con tutte le
questioni che abbiamo spiegato, e che poi generalmente comporta anche un aggravio di costi, diciamo, anche se una notevole flessibilità, alcuni diciamo, costruttori preferiscono diciamo invece, come per esempio l'HP, almeno nei modelli precedenti, di non avere questo generatore esterno, questo generatore, scusatemi, a sintesi numerica, quindi abbiamo un generatore completamente analogico, però il controllo di fase, vedete, invece di agire tra un segnale che veniva diciamo da un riferimento numerico e il segnale di uscita al multiplexer, che ancora una volta va a selezionare con 1 e con 2, il controllo di fase in pratica va ad agire, va a moltiplicare praticamente con uno dei segnali come di riferimento. Quindi fondamentalmente è come se noi andassimo a valutare la proiezione, per esempio, di Econ 1 o di Econ 2 rispetto all'altro segnale, invece che rispetto ad un segnale di riferimento esterno V con 0. Però poi, da un punto di vista di principio, diciamo, i passaggi successivi sono esattamente gli stessi, cioè sempre quello di andare a cercare di capire modulo e fase dell'impedenza. Infine, alcuni aspetti pratici che vanno in generale considerati quando si ha a che fare con questa tipologia di misure è che prima di ogni misurazione è necessario effettuare quella che si chiama procedura di azzeramento dello strumento per cercare di compensare quanto più possibile i fenomeni parassiti interni allo strumento, ma anche un po' legati al setup stesso. Nel senso che, un po' come avete visto quando avete fatto anche le misure di resistenza, no? Avete visto che quando facciamo le misure di resistenza con il multimetro, purtroppo quando andiamo a collegare il multimetro al componente incognito, in generale io introduco per esempio delle resistenze di collegamento dovute proprio al cablaggio che utilizzerò. E questa cosa qua ovviamente va a sommarsi, va a introdurre un effetto sistematico sulla, diciamo, sulla misura. E quindi, come avete visto, si fa nel caso delle misure di resistenza? Si va da un lato a, diciamo, a eventualmente, diciamo, se si ne ha la possibilità, si fa la misura a 4 morsetti, no? Per cercare di eliminare automaticamente questo effetto sistematico. Se non se ne ha la possibilità, si può provare a fare una sorta di azzeramento, cioè far capire al multimetro qual è, in qualche modo con una misura preliminare, il valore di resistenza dei cavi, per fare in modo che poi da quel momento in poi lui ne terrà in conto e gli andrà a sottrarre quel valore a tutti i valori di le misure di resistenza che farà successivamente, e quindi a quelle che otterreste quando andrate a collegarvi poi con quei cavi di collegamento sul componente incognito. Nel caso dell'impedenzimetro va fatto una cosa similare, però con una differenza notevole rispetto al caso del multimetro, perché il multimetro lavorava in DC per le misure di resistenza, ovviamente, per definizione. Essendo invece l'impedenzimetro uno strumento che lavora in AC, le problematiche, come dire, di azzeramento diciamo, vanno gestite in maniera un po' più delicata. Ed in particolare, proprio perché c'è anche una dipendenza dalla frequenza diciamo, dei fenomeni parassiti, perché poi abbiamo detto che questa azzeramento serve a cercare di ridurre l'effetto, a compensare l'effetto dei fenomeni parassiti. E allora tipicamente si fanno due tipi di, diciamo, di azzeramenti: un azzeramento in cortocircuito in cui le pinzette dello strumento che vengono utilizzate per esempio per connettersi al componente vengono poste molto vicine ed eventualmente anche diciamo, agganciate o l'una all'altra, oppure su un pezzo del componente, quindi sulla parte che serve semplicemente per l'interconnessione del componente all'interno di un circuito, per fare in modo da far capire che cos'è il cortocircuito su quel componente, quindi che valori ha, e quindi da cercare di compensare diciamo, questa impedenza diciamo, non nulla legata comunque al fatto che l'elemento non avrà mai impedenza non nulla, anche il diciamo, semplicemente il lembo che viene utilizzato per la connessione. E poi quello che si deve pure fare per stimare sostanzialmente le capacità parassite che possono starci fra le punte diciamo,
delle stesse pinzette poste ad una certa distanza, si fa anche una misura a circuito aperto. Quindi che cosa si fa? Si cerca di distanziare queste pinze al valore di distanza che dovrebbe essere lo stesso rispetto a cui diciamo che utilizzerò durante la misura del componente incognito, in modo tale da far apprendere al sistema quali sono le capacità parassite in quel momento presenti fra queste due pinze, in modo tale da compensarne poi gli effetti da un punto di vista numerico, cioè significa che all'interno del microprocessore andrà a sottrarre tutti questi componenti, queste componenti parassiti, in modo tale da correggere e ottenere il risultato di misura corretto. Giusto qui ci ha riportato in queste ultime slide velocemente una foto per esempio uso di un impedenzimetro, in cui ci avete per esempio un componente incognito che viene predisposto su delle pinzette fisse, diciamo in modo tale da fissare la geometria e quindi fare in modo che quella compensazione che si basa sul fatto che voi fissate la distanza fra i morsetti rimanga diciamo valida indipendentemente da tutto. E poi, non so, immaginando che di quel componente abbiamo impostato il modello RSCS, quindi un modello ohmico capacitivo di tipo serie, quello che vi fornirà sul display lo strumento è appunto il valore di entrambe le quantità che avete selezionato, indicando per esempio che per C-S, nel caso specifico, sono stati ottenuti questi valori di microfarad, ed RS questi valori in milliohm, il che appunto vi fa capire che questo componente magari ha un comportamento prevalentemente capacitivo, ma che in generale il valore di resistenza non è detto che può essere sempre trascurato a prescindere. È piccolino, sì, diciamo anche in termini di impedenza, magari rispetto a questa a questo valore di capacità, magari valutato ad un kHz, però non può essere in generale trascurato. In più, come vi dicevo, gli strumenti di questo tipo consentono anche di fare una spazzolata in frequenza, quindi potete definire una F start e una F stop e vedere proprio, per esempio, al variare della frequenza il comportamento di quella capacità che, come vedete, fino a certo numero di fino a 100 kHz, fino a 10 kHz ha più o meno un comportamento quasi costante, poi variando la frequenza, aumentando ancora, il valore di capacità tende a decrescere per effetto dei fenomeni parassiti e magari aumenta il valore di resistenza. Detto questo, con la lezione di oggi abbiamo finito. Se non avete domande, diciamo io chiuderei qua e poi a questo punto ci vediamo domani con chi verrà in laboratorio, domani giovedì. Avete domande?